Vediamo perché abbiamo dovuto invertire qualcuno nella scaletta. Buonasera. Chi è questo qua? Scusa. Buonasera. Da dove viene? Dal Ponte dei Stracchi. Dal Ponte dei Stracchi? Che bravo! Applauso solo per questo. Cioè, cosa fai dal Ponte dei Stracchi? Dormivo. Stavo facendo le righe. Sì, ma soccoriando questi. Ah, soccoriando. Cioè, studi. Ma devo aver fumato bene perché vedo... Sì, studi la vita per le battute, ti è bastato di Ponte dei Stracchi. Ovazione. Che cagata. Andiamo. Ciao, buonasera, buonasera. Allora, sono veramente orgoglioso di essere qui con voi. Questa sera qui a Arco, questa città che ci invidia mezza Europa. Grazie. Allora, vediamo di entrare subito in amicizia. Ormai il Natale è appena passato. Avete fatto un buon Natale? Figa, che entusiasmo. Dove avete fatto il Natale? A San Patrignano? Io ho avuto dei problemi, non che adesso, però quando mia mamma è andata lì per preparare il presepe, fischia, si è accorta che gli avevo fumato tutto il muschio. Avevo fumato anche la paglia della culla di Gesù Bambino. Infatti noi avevamo l'unico presepe con Gesù Bambino in piedi, perché poi non voleva dormire sul sassetto, comunque. No, guarda, è strano. Vabbè, adesso fra un po'. L'anno scorso le vacanze sono andate bene? Sì, come Natale, proprio come Natale. Allora, vi racconto le mie, tanto per entrare un po' in amicizia. Allora, l'anno scorso la mia fidanzata è venuta da me e mi fa... No, forse è meglio mi dice, perché... È venuta da me e mi dice, quest'anno facciamo le vacanze culturali. Io ho detto, caspita, che storia, ma è necessario. Sì, sì, quest'anno andiamo in giro per librerie. Che figata, Ma c'è da prenotare? No, andiamo via così, vedrai che ti diverti. A un certo punto andiamo. Davanti a una libreria vedo un libro che ho scritto. Vincere la droga. Ho detto, caspita, che occasione! Sono persino entrata dal libraio a chiedergli, uè, ma quanta se ne vince che avevo già la monetina per grattare la copertina. Ho frainteso, col libro ci ho fatto due filtri. Allora, però vedo che qui le battute arrivano, non è che siete un pubblico preparato. Ecco perché venendo in su i pioppi erano senza foglie. Allora... No, perché comunque. E poi siamo andati a vedere dei concerti. Sì, abbiamo visto tanti concerti, me ne ricordo due proprio in modo particolare. Mi ricordo che a quello di Gigi D'Alessio, perché fischi, avevamo sbagliato concerto. Ci sembrava un nome inglese, invece era lui. Eravamo là che facevamo Gigi. Invece. A quello di Vasco eravamo là così, quello di Vasco. Siete il primo pubblico che applaude con questa battuta, bravi, perché l'altro giorno l'ho fatta con un pubblico meno preparato, diciamo. In prima fila c'erano cinque signore di una certa età, col scialetto, l'uncinetto, che lavoravano. Una bella serata. E a questa battuta hanno detto, ma che cazzo grande rit che si brise i man. Allora, certamente il mio fisico l'avete visto, io vengo dal mondo dello sport. Certo che di atleti qua ne ho visti in giro, Allora, poi ne vedrete uno che sembra Bud Spencer che è arrivato. Allora, io vengo dal mondo dello sport, soprattutto dello sport estremo. Infatti io sono stato uno dei primi a fare il Janis Joplin,
quelli che si buttano giù con l'elastico. Solo che quando l'ho fatto io, l'elastico era legato per terra. Era agli inizi, non si sapeva ancora dove metterlo, eh. Già tu facevi fatica a salire perché sto cazzo di elastico tirava giù e tu andavi... Poi ti lasciavi andare e venivi giù con una bellezza. Buono. Poi è arrivato un nostro amico dal Trentino e ci ha detto: «Ehi, ma ragazzi, avete provato a girare il foglio delle istruzioni?» Ci siamo trovati meglio, finché ci siamo trovati meglio. Certe volte, allora, poi siccome abito anch'io vicino alle montagne, ho detto: «Cioè, perché non andiamo a fare degli sport invernali?» Allora ho telefonato subito al mio amico Lapo, perché io e lui siamo in amicizia, e lui mi dice: «Stai tranquillo, le piste giuste le conosco io». Abiti a Torino. Se non hai capito, ti metto giù due righe. No, ho capito. Siamo andati in una di quelle località lì, no, dove si fanno gli sport invernali. Appena arrivati, ci hanno fatto subito le menate perché era sparito un cannone sparaneve. Ho detto: «Ma è che ci avete dei pregiudizi?» Gli ho detto. Ma si può? C'era tutto lo skiff con la riga verde in mezzo. Meno male che i miei amici mi hanno un po' incoraggiato e io ho fatto anche tante avventure o tante cose. Comunque io non voglio portarvi a spazio a questa magnifica festa perché vedo degli artisti da pelle di dino, proprio doc. Però questa è una bella cosa perché è un momento di aggregazione che è molto bello e divertente. Quindi se questa serata e questi interventi vi sono piaciuti, io vorrei che al mio tre urlassimo tutti insieme: «Che storia!» Ma così forte che ci devono sentire fino a riva, che magari c'è la uno che sta andando a cagare, ma «Che storia!» «Ehi Giovanna, sarà sui finestre!» Allora, siete pronti? Uno, due, tre! «Che storia!» È piaciuto, eh? Prego, comandante, a lei la parola. Grazie, ci si può dire da oggi qua fuori? No, veramente, è roba sua. Dobbiamo scappare. È tutta roba sua. No, signore e signori, un grande applauso a un vero artista. A Marco Della Noce. Grazie, Marco Della Noce. Grazie di avermi invitato. Qualche roba. Sono uno spettacolo o no, eh? Guarda qua. Tu sei uno spettacolo. Allora. Io ti vedo su Piero Angela, eh? Dopo. Sì. Con De Stracchi. No, io sono Piero Angela, tutti e due nello stesso momento.